Abbiamo proprio il presidente. Buonasera, presidente. Buonasera a tutti, scusate se potrò parlare poco, ma sono in macchina con Lucilli e stiamo facendo un giro per Roma. Con Uccilli. Ah sì, me lo saluti. Ciao, Sì, presidente. ve lo saluto, ve lo saluto. Ovviamente è una battuta perché qualcuno poi ci crede, eh. No, ecco, è una battuta, se volete mi mando il selfie dalla macchina che sono solo. Ah, ecco, va bene, va bene. Magari. Allora, partiamo da che cosa partiamo? È difficile da dire da cosa partiamo. Partiamo dal fatto che ieri un po' per questa assenza forzata e un po' per la sconfitta, un po' perché c'è un po' chiaramente di preoccupazione. Allo stadio, ecco, c'era un'aria effettivamente di molta preoccupazione per il futuro. Che cosa si può dire ai tifosi? Ma guardi, prima di tutto c'è Gianni? Sì, Gianni c'è stasera. Ciao Gianni, buona serata e buona serata a tutti. Buonasera. Allora, rispondo in maniera inversa. Ieri c'è stata Arezzo-Alessandria 0-2, noi abbiamo preso due pali, l'Alessandria ne ha presi due. Vorrei ricordare che se un mese, ormai mezzo fa, non c'era Marco Mattioni, ieri eravamo tutti quanti a passeggio in qualche prato a fare il picnic, che la giornata era abbastanza calda e si stava bene. Traduco, se l'Arezzo sta andando avanti è anche grazie al sottoscritto, il quale ha detto sempre che lo salvava perché era giusto salvarlo. Poi la riconoscenza è di un altro mondo, ma non è quello il punto. E lo vuole portare, lo voleva e lo vuole portare in un porto sicuro. Fortunatamente in questi 40 ormai passa giorni di lavoro, piuttosto che a dedicarmi a mettere a posto i fornitori, che anche loro se saltava l'Arezzo non avrebbero visto una lira tranne che un 10-15% da un eventuale concordato, sto cercando e sto riuscendo a trovare dei partner credibili che entrino con soldi pesanti all'interno dell'Arezzo e che diano la serenità all'Arezzo Calcio, ai suoi tifosi, di poter andare avanti non fino alla fine dell'anno, ma anche negli anni successivi. Quindi, se io ho perso di vista purtroppo le carte, i pagamenti e tutto il resto, è perché ho dovuto fare fronte a una situazione di totale sfiducia verso un mondo romano che non mi appartiene, ma che mi è stato incollato, perché arrivare a dire che io sono una testa di legno di Ferretti, beh, mi fareste più, mi offendereste di più dandomi, ecco, del pedofilo. Però voglio dire, mi offendereste di meno dandomi del pedofilo, con tutto rispetto per tutti, però arrivare a pensare questo mi pare proprio un'esagerazione, cioè un cercare il pelo nell'uovo. Vi confesso, perché voi siete i primi che mi avete intervistato e con Gianni ho un buonissimo rapporto, vi confesso che sono stanco, decisamente stanco. E per stanchezza non intendo dire un'altra parola che non sia stanchezza, sono stanco, perché intorno a me ho una sfiducia che si taglia col coltello. E ripeto, io ho tenuto in piedi la baracca, sto tenendo in piedi la baracca, perché non mi pare che dietro di me ci fosse la ressa per prendere l'Arezzo. Non mi pare che io quando mi trovai con le spalle al muro perché mi fu fatto un inganno, e qui lo posso dire, perché hanno trovato, e me lo do da solo, tanto non ho problemi, hanno trovato il coglione che alla fine si è fatto prendere dall'innamoramento e si è comprato la squadra. Questo era l'obiettivo di certi personaggi e l'hanno ottenuto. Però ecco, io sto andando avanti, sono andato avanti e andrò avanti, però credetemi, sono stanco perché avrei voluto, a partire dalla squadra, a passare per l'amministrazione, escludendo voi giornalisti e i tifosi, perfetti siete stati, avrei voluto un po' più di calore umano, non smancerie,
calore umano, perché non mi si può venire ogni volta a dire, dopo aver fatto l'allenamento, ma paghi o non paghi. Sì, pago, ma i tempi, si dice a Roma, sono cavoli miei. Chiedo scusa, mi azzitto. Volevo tornare sul punto, no, dei partner. L'altra volta ci eravamo detti settimana scorsa che probabilmente la cosa sarebbe andata oltre la scadenza del 16, no? Magari la definizione di questi accordi. Sì, la cosa va oltre la scadenza del 16, sì. Ma la scadenza del 16 fa fronte il sottoscritto. Quindi su questo ribadiamo che non ci sono dubbi. Ci sono alcuni che vorrebbero che avessi pagato il primo di febbraio. Io pagherò, come faccio in tutte le cose della mia vita, a pagare e a morire c'è sempre tempo. In questo caso no. Presidente, in questo caso non c'è sempre tempo. Gianni, no, non hai capito. Io devo pagare entro il 16 a mezzogiorno. Siccome negli uffici dell'Arezzo sono tutti bravi e preparati, hanno già predisposto tutto, bene. Quando arrivano i soldi fanno partire i bonifici. Quindi su questo vediamo di tranquillizzare. Ci fermiamo solo un secondo, rimani lì che torniamo subito. Grazie. Rieccoci tornati, siamo in diretta con il presidente dell'Arezzo Marco Matteoni. C'è anche Luca, è un tifoso. Dopo, se vuoi fare Luca una domanda, ti diamo subito la parola. Volevo tornare sui partner, presidente. Si è parlato di imprenditori del nord, ormai è delimitato a queste figure? Ma guarda, gli imprenditori con i quali sto trattando sono del nord Italia e gente che invece altri che lavorano tra Lugano e Londra. Ecco, questo indizio di Lugano c'entra è legato anche all'altro discorso degli imprenditori aretini, cioè questo sponsor dell'energia? No, guarda, no. Io ad oggi non ho più sentito nessuno. Quindi quella pista al momento è tramontata? Ma sai, tramontata se mi avessero detto no, ma non avendo sentito nessuno, è lì nel limbo di coloro che sono sospesi. E questi altri invece imprenditori entrerebbero come soci di minoranza o si parla dell'intera quota di maggioranza? Ma guarda, no, entreranno come soci di minoranza per l'importo che intendono mettere oggi. Se intendono mettere di più, ovviamente si rivedrà il discorso quote, ma vi posso garantire, è questo che mi preme, che finalmente l'Arezzo si può rasserenare, l'Arezzo Calcio si può rasserenare. Questa è la cosa più importante. E entreranno come sponsor, cioè quindi non come sponsor, ma come proprio soci? Come soci, sì, entreranno come soci. Luca. Sì, buonasera Presidente, sono un tifoso prima di tutto. E le volevo solo chiedere quando pensa quindi di dare una struttura precisa alla società con un organigramma ben completo, con un direttore sportivo, un direttore generale e soprattutto la invito insomma fino all'ultimo a mantenere la promessa che ha fatto in curva dopo la partita contro la Gian Erminio, quando veramente ci trascinò con il suo entusiasmo. Spero che possa riuscire a continuare a farci sognare anche nei prossimi anni, insomma. Ma guarda Luca, ti do del tu, scusami. Certo, ci mancherebbe. Ti do del tu. Ti voglio dire questo. Allora, per quanto riguarda il primo punto, io ho dovuto mettere il naso. Che ore sono? Le 7:15. Ho dovuto mettere il naso in certe cose che c'è già gente che cena, quindi evitiamo. Ci sto rimestando dentro perché devo vedere quello, devo vedere quell'altro, devo vedere situazioni. Io domani vedo a Roma quello della Green Grass perché mi deve parlare per il fatto degli arretrati che c'ha. Cioè, non è facile prendere una struttura come questa dove tutti hanno mentito. E purtroppo mi rendo conto che il cetriolo non è un cetriolino di quelli piccoli sotto aceto, è di quelli che si comprano in frutteria, ok? Quindi
poter fare un organigramma, poter fare il consiglio di amministrazione, sono tutte cose che onestamente, oggi come oggi, non ci ho testa. Perché vi dico, a me se venissi lasciato un pochino in pace, io dovrei lavorare sopra minimo 6 mesi per fare un esatto quadro della situazione, dove poter dire questo ha fatto questo, questo ha fatto questo e questo ha fatto quest'altro. Io oggi sto facendo solo un'opera di tamponatura, sto solo tamponando la situazione, però ripeto quello che ho detto in curva, ho tanto entusiasmo. Prima ho detto che tranne voi tifosi e tranne i giornalisti tutti, che mi avete dato un entusiasmo, mi state dando un entusiasmo folle, tutto il resto si dovrebbe vergognare, si dovrebbero vergognare, perché quando tu trovi uno che ci mette il cuore su un'avventura che è fallita in partenza, e voi lo sapete molto bene, che sta cercando di guidare la nave in porto e con l'aiuto di Dio ci sta riuscendo, quantomeno questo silenzio andrebbe evitato. Andrebbe evitati certi messaggi di tuoi amici tifosi che mi consigliano di non venire più a Arezzo perché Arezzo piove. Cioè, rendiamocene conto, c'è qualcuno che ha perso il lume. Chi è che ha detto questa cosa? Un tifoso mi ha scritto su Messenger, mi ha detto: tu sei schiavo di Ferretti, è meglio che non vieni più ad Arezzo. Cioè, signori, io vorrei che voi venite. Scusa, sono Gianni. Non è che andando a seguire ogni contestazione, ogni silenzio, ogni cosa, si riesce a fare il presidente. Io credo che in questo modo tu ti rovini l'esistenza e basta. In realtà Gianni, io però ti voglio dire una cosa. Adesso io sto per diventare il presidente di Confartigianato Latina. Sì. Ok? Che è una situazione fallimentare. Cerchiamo di tirarla su perché sono quelle avventure che piacciono come mi piace l'Arezzo. Però sto incontrando gente di una collaborazione, di un entusiasmo, gente che mi lavora fino a mezzanotte a vedere i conti, a fare, a dire. Cioè, voglio dire, se io gli dico adesso parti da Roma e vai a Latina a fare sta cosa, mi ci vanno, o viceversa. Io trovo, e questo Gianni non puoi dirmi di no, una diffidenza, un fiato sospeso che dà fastidio. Cerca di... Dà fastidio, ma il fiato sospeso viene da una serie di cause e tu hai la possibilità di non farcelo più essere, perché naturalmente io ti potrei dire chi prende l'Arezzo, una società... diciamo ambiziosa in senso generale, ora non tanto ora quanto in senso generale, in Serie C, è chiaro che deve mettere in conto che ci vogliono determinate cose, la prima delle quali, come ha detto prima Luca, è una società che è organizzata. In questo momento, dal punto di vista sportivo e anche nel rapporto con te, io ho l'impressione che pesi molto sui ragazzi, sulla squadra e anche sull'allenatore, il fatto di non avere un interlocutore intermedio fra la presidenza e la squadra. Cioè, un direttore sportivo nelle squadre non c'è per caso, c'è perché ha determinati compiti. Io sono dell'idea che la prima cosa da fare sia quella di trovare una struttura capace di gestire i rapporti con la squadra dal punto di vista sportivo, ma non solo sportivo, perché poi è chiaro che il direttore sportivo è anche quello che rassicura sul futuro la squadra, naturalmente. Poi è evidente che se ci sono degli stipendi da pagare vanno pagati, ma non c'è solo lo stipendio da pagare, sapevi bene che ci sono anche degli arretrati, lo sai. Più o meno, però al momento questi che hanno da riscuotere gli arretrati stanno aspettando. Tu quando sei arrivato hai promesso che in febbraio l'avresti incontrati, però poi insomma ancora non è successo niente. Quindi è chiaro che
vista l'esperienza che viene da giugno, non da quando sei arrivato te, la gente è diffidente, ma è un essere diffidente che farebbe molto velocemente a dissiparsi, con alcune mosse. Allora, facciamo una scommessa io e te, perché mi piace scommettere con te. Io il 16 pago. Ma va, io bene? Ci credo. Aspetta. Il 19, lunedì, incomincia il countdown per il 30 di marzo. Ci giochiamo una pizza? Sì, sicuramente. Sicuramente, se nel frattempo non succede nient'altro che il pagamento degli stipendi. Il pagamento degli stipendi è indispensabile, ma non è sufficiente. Sono d'accordo con te, ma io ti parlo in generale, e questo non me lo puoi negare. Io ti dico che il 19 partirà il countdown per il 30 di marzo. Che succede il 30 di marzo? E allora Gianni, la scadenza dopo. Gianni, c'è un clima di sfiducia. C'è un clima di sfiducia che è pesante. Allora, perché la sfiducia il dubbio la puoi è, avere dopo che... Siccome tu un giorno sì e l'altro pure cerchi un appoggio, naturalmente la gente si chiede se tu sei in grado di portare avanti l'Arezzo oppure no, anche senza appoggio naturalmente, almeno fino alla fine del campionato. Poi con il tempo uno riesce anche a trovarne di appoggi. Ma per fare questo, ripeto, ci sono dei passaggi indispensabili. Cioè, bisogna che l'ambiente intorno si rassereni, appunto, e per rasserenarlo non c'è solo il pagamento degli stipendi, c'è proprio una situazione che deve diventare positiva, anche per chi non conosce le cose, diciamo, nel dettaglio. È importante perché la maggioranza di quelli che contestano non conoscono le cose nel dettaglio e tu non puoi pretendere che le conoscano. Devi sapere che chi fa il presidente di una squadra di calcio è sottoposto anche a quello che hai detto prima, succede, ma quello te l'ha detto un tifoso, mica i mille che ieri cantavano in curva dopo aver perso 2-0 una partita, eh. Quelli non te l'hanno detto, anzi hanno fatto il contrario. Sì, ma questo lo so, li apprezzo. Ma infatti io non ho nulla né contro i tifosi né contro i giornalisti. Perché hanno tutti brillato per obiettività. Io quello che ritorno a dire è questo. Si dà credito a tutti, si è dato credito 5 anni. Io che ho salvato l'Arezzo dal fallimento, merito un po' di credito. Tutto qua. Una domanda, no, sul discorso: se entrassero nuovi soci, quello che attualmente è il socio di minoranza, cioè la Neos, ha il diritto di prelazione o no? Ma la Neos uscirebbe subito, anche perché bene o male già nel precedente pagamento non ha fatto fronte alla parte sua e ho dovuto fare fronte io, quindi la sua quota si è ulteriormente ridotta, quindi adesso con un banalissimo aumento di capitale il problema si elimina, insomma. Quindi la Neos uscirà dall'Arezzo? Presumo di sì, ma sono problemi della Neos, perché voglio dire, alla fine della fiera non ci ho capito niente pure di questi qua. Figurati noi. un'altra cosa, la fideiussione che era stata presentata a inizio campionato ovviamente dalla precedente proprietà, quella depositata è sempre la fideiussione, per intendersi, di Ferretti, o al momento del passaggio di quote è stata cambiata? No, è sempre quella. È sempre quella. Come si fa, che è una cosa che capita spesso, insomma, nei passaggi. A volte si cambia, a volte no. Sì, ma adesso ci sono altre cose da sistemare, piuttosto che le fideiussioni. Un'altra cosa che si percepisce, il grido d'allarme arriva un po' dal settore giovanile, no? Ci dicono di, purtroppo, diciamo, componenti dello staff che se ne sono andati, insomma, la situazione anche lì non è molto positiva.
tu hai perfettamente ragione e io me ne assumo tutte le responsabilità, però ti ripeto, ho dovuto mettere, sto mettendo le mani in una situazione che è così ingarbugliata. Guarda, ti dico una cosa, il giorno in cui avrò tutto chiaro vengo in trasmissione, perché poi mi tolgo qualche sassolino dalla scarpa. Penso che sia umano, insomma, no? Una volta che ho tutta la situazione chiara, mi tolgo qualche sassolino dalle scarpe. Scusa, anche presidente. Il fatto che giustamente Gianni e Luca dicano, ma l'organigramma, io c'avevo un direttore sportivo e un direttore tecnico. Mauro, no. Tanti uccellini, sia interni che esterni allo stadio, mi hanno detto, se stanno loro ce ne andiamo noi. Perché non sarei stato un pazzo al punto di dire in piena campagna acquisti, signori, quella è la porta. È soltanto che gli uccellini interni o sono spariti tutti, gli uccellini esterni idem con patate. Voi capite che a un certo punto mi è stato fatto un nome di un signore molto conosciuto ad Arezzo che boh, ma corrisponde più al telefono. Sì. Sì, presidente. Cioè, io ripeto, io ho l'approssimazione del neofita e non è che dico non è vero, sono bravissimo. Io ho l'approssimazione del neofita. Presidente. Ma c'è anche tanto provincialismo lì in mezzo, ragazzi, perché voglio dire, se tu dici vanno via Ciccio, Caio e Sempronio e domani mattina quando mi decido ho finito di fare il bagnetto al mare, torno, facciamo l'operazione, il bagnetto è finito l'8. E io non ho visto ancora nessuno. Benissimo. Presidente. Io c'avevo tanto belli, il direttore sportivo e il direttore tecnico. Antipatici, simpatici, quello che vi pare. Però c'erano. Però dico, sì appunto, però come ci siamo poi anche detti, no? Cioè, il mercato che avevano fatto fino a quel momento, insomma era un mercato... a mio modo di vedere che ha danneggiato l'Arezzo, quindi tenerli ancora un po' non so se sarebbe stato meglio. Ma tu hai ragione, però il primo mercato che affrontavo io nella mia vita, giusto o sbagliato che era, forse se me li tenevo vicino evitavo alcune cose. Sì. Però ripeto, è la mia approssimazione è dovuta al fatto che non conosco la materia. Gioco forza che ho fatto degli errori, sicuramente avrò fatto delle cose giuste, perché mi pare che nessun presidente si sia mai scusato con un giocatore per averlo tenuto fuori rosa, però dall'altra parte io il mio piccolo organigramma ce l'avevo, mi è stato detto o loro o noi. Sì, ora non giochiamo su queste cose, dai, sappiamo bene che c'è... Anche tu ti sei convinto del fatto che era bene fare quella mossa. Questo è in dubbio, però gioco forza che se tu mi metti su una discesa io la prendo perché mi è comodo, però neanche puoi sparire come se fossimo... Perché la sensazione è che c'è qualcuno, più o meno della Walt Disney, che voglia far fallire l'Arezzo e venirlo a ricomprare a quattro spicci, capisci? Io questo non lo so, sarebbe per me, fossi al tuo posto, ma non posso, sarebbe uno stimolo in più a fare, andare avanti e far bene. Certamente io noto una cosa però, ogni argomento che cerchiamo di affrontare, ad ogni argomento, tu dici sempre che i problemi sono altri per il momento. Allora, mi piacerebbe sapere quali sono questi altri problemi che non riguardano, diciamo, direttamente la squadra o la struttura della società. Sono forse i debiti pregressi? Non mi risulta che in questo momento sia stato affrontato per le corna il problema. Dimmi sai, tu. I debiti pregressi... A sapere cifra totale, sto cercando di arrivarci a un numero finale. Stiamo cercando, io e Roberto, di arrivare a un numero finale. Ci arriveremo, un altro po' di lavoro ci arriveremo.
Tu hai già smentito questo nome che ha circolato, un nome molto conosciuto, quello di Lucchesi. Confermi che non lo conosci? No, no, io Lucchesi lo conosco. Ah, lo conosci? Lo conosco e anche molto bene. È stato l'ultimo che ci ha fatto vincere lo scudetto. Poi è ovvio che il gioco forza che gli sarò sempre grato. Parlo ovviamente della mia Roma. Però insomma lì la cosa finisce. Ecco, non c'è stata, non ci sono in corso colloqui, insomma, per entrare. Direttamente con lui? No, perché io ripeto, lo conosco come è fatto fisicamente, ma di questo non è che vi posso. No, perché veniva tanto per dire, era stato segnalato in sede ad Arezzo qualche giorno fa, non è così? No, guarda, io sono stato mercoledì ad Arezzo e a incontrare questi investitori, sì. Mi sono stati appioppati due nomi che io, uno lo conosco, Lucchesi, sì. L'altro sinceramente non so nemmeno chi sia, sì. Cioè è una persona che non so come è fatto fisicamente. Comunque no. Lucchesi con questi imprenditori del nord non c'entra niente. Ma in una maniera più assoluta. Benissimo, e va bene, quindi si spera con questi di chiudere insomma quanto prima. Ma guarda, io sono convinto di chiudere a stretto giro di posta, ovviamente scavalleremo il 16 e poi siamo tutti più sereni. Finalmente mi potrò dedicare a vedere tutte le carte pure appresso all'altro, insomma, perché voglio dire, questo lo dico a voi in anteprima, se io trovo un contratto firmato il 27 dicembre a una società milanese di consulenza per 10.000 euro al mese, in un momento in cui si moriva di fame, mi spiegate io se mi devo incazzare oppure no, far finta di no, oppure addirittura pagarle e star zitto? No. No. Una società di consulenza di che tipo? Sto vedendo sul contratto di che cosa si tratta, però vi rendete conto, non c'era il becco di una lira, gente che non veniva pagata da ottobre e mi sono trovato questo contratto. E lo so, ma era il tuo vate. Ma non l'ha fatto. Era il mio vate? Di chi era? Il 27 dicembre chi l'ha firmato il contratto? Io non certo. Ma il 27 di dicembre... C'era Zavaglia, o no? Direi. No, guarda, Zavaglia contratti fino a quando non siamo stati presenti ufficialmente, non ha firmato nulla. Ma le quote quando è che sono passate? Il 3 gennaio. Quindi è qualcuno legato alla Neos? No. Ragazzi, adesso fatemi capire, però vi dico... Cioè, ma la firma l'avrai vista nel contratto? La firma l'ho vista nel contratto, Gianni ci arrivi da solo, non mi fa beccare una querela che adesso non mi serve. No, quello no. Comprendimi. Comunque, hai trovato fino all'ultimo, insomma, delle situazioni non previste. Delle cose che non vanno. Cioè, l'altro giorno, suscitando l'ira dei tifosi, perché ho scritto quel post su Facebook dove ringraziavo Riccioli. Andrea Riccioli. Non è che, come ha scritto uno, ti dà la mano per 16, no, perché è arrivata la Banca Valdichiana un assegno di 5.000 euro e passa, a firma OS Arezzo Riccioli, mi ha chiamato il direttore e io sono andato lì e ho disconosciuto tutto, perché dico, ma che cazzo d'assegno è questo, scusatemi, da dove esce fuori questo assegno? Io ho disconosciuto, Riccioli ha detto Matteoni ci penso io e io ho detto pubblicamente grazie, che dovevo fare? Quando torni ad Arezzo? Spero venerdì. Venerdì. Grazie di questa... Tieni presente che quando arrivano i soldi poi viene fatto il bonifico, poi se lo leggono tardi a Roma rischi anche un'altra penalizzazione, forse farlo un giorno prima sarebbe meglio. Ma sì, stavo scherzando, Gianni. No, perché è successo proprio di venerdì l'altra volta, a giugno scorso, che Ferretti fece bonifico giovedì, venerdì a Roma era festa, glielo lessero il lunedì e insomma un punto di penalizzazione è arrivato.
Dai, tranquillo, ok, da bravo. Grazie, buona serata, ciao grazie. Ciao a tutti, grazie, ciao.